favorita e per onorare anche i caduti per mano della mafia. Arbitro della partita, signor Petrovic, della Federazione Jugoslava. Tutto è pronto per il calcio d'avvio amichevole di lusso tra Olanda, Wouters, d'esterno, il lancio a cercare Van Basten, sul quale gioca in marcatura Ferri, va al raddoppio Donadoni, Baggio, Schillaci. Sono 35 anni che la nostra nazionale maggiore non gioca qui a Palermo, suggerimenti andando per Deagos. Molti di questi infortuni siano diplomatici, perché i giocatori non hanno trovato l'accordo dopo. Per Gullit, parte il cross di Gullit, va altissimo Van Basten a sfiorare il pallone che poi termina a fondo campo. Ancora una buona combinazione degli olandesi con cross di Gullit e ottimo stacco aereo di Van Basten, che peraltro non è riuscito a trovare l'impatto adeguato con il pallone. Vedete, sgancia Baresi da Baggio. Si gira bene Baggio, poi da un gran pallone Napoli sul fondo, tocca fuori a Baresi, destro di Baresi, porta vuota, incredibile. Ha tentato Baggio, mi pare, di ribadire in gol, ma ancora insistono gli azzurri con lo stesso Baggio. Di fronte Winters, mette in mezzo, cioè... Van Basten intanto. Maldini, avanza Maldini, cerca Baggio. Baggio sguscia via Kuman che lo sgomita. Grave, si vede che l'Inter è alle prese con una serie di giocatori infortunati davvero impressionante. Ecco intanto Baggio. Bjerkovot. Van Basten. Gilhouse verso Van Basten, palla fuori. Blind. Van Basten, ottimo il tocco per Wouters. Tocco ancora per Van Basten. E suggerimento, intercetta Maldini, Wouters gira, ma c'è Baggio. Baggio, controllo dai giocatori, molto spesso il rimbalzo irregolare. Ecco Van Basten, ma di fronte Baresi, parte il cross di Van Basten, si fa anticipare da De Boer, colpo di tacco, Bergomi, Baggio, scatta velocissimo a sovrapporsi Donadoni. Eccolo, Maldini, Baggio. Si gira ottimamente Baggio, palla per De Agostini, non ha il suo piede, Schillaci, poi Baggio, prova, ribattuto ancora il pallone, Maldini. Parte il cross, attenzione Van Basten, da verso Gullit. Verso Van Basten, bello il tocco di Van Basten. Dentro per Baggio, non filtra il pallone, scatta però Baggio, 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 porta vuota, Baggio, gol! Gol di Baggio, prodezza di Baggio, su grande iniziativa di Baresi, esplode la favorita al 44esimo abbondante del primo tempo, Roberto Baggio con un'azione delle sue, porta in vantaggio l'Italia, ecco Van Breukelen. Grandissima iniziativa di Baresi, che dopo aver chiuso una pericolosa azione avversaria è venuto in avanti, avete visto il suo suggerimento per Baggio, pallone sfiorato da un avversario, Baggio per anticipa Kuman, aggira Van Breukelen in uscita, mette dentro, 1-0 per l'Italia. Ancora il prezioso suggerimento di Baresi, vedete che Blind sfiora il pallone, è nettamente più rapido di... Kuman, Baggio, vedete la sua finta di corpo a sbilanciare Van Breukelen, il gol. Van Basten, Wischke, la palla è a Marocchi, Marocchi per Baggio, Baggio, tenta di farsi vedere Van Basten, eccolo servito, marca su di lui Bjerkovod, raddoppio di De Agostini, Van Basten riesce a dare a Gullit, ma ecco un pallone per Baggio intanto, si gira Baggio, gli olandesi sono campioni d'Europa, intanto affonda il take Wischke, giudicato regolare, attenzione al fuorigioco ora, De Agostini, Baggio, parte il cross di Vandenburg per Blind e c'è
Bergomi che ostacola De Boer. Rinvio di Bjerkovod, poi rimpallo Van Basten, Mancini, tocca il pallone Mancini. La sua iniziativa, il colpo di testa bellissimo di Schillaci per Baresi e c'è Baggio che è in fuorigioco. Gol, ma è fuori gioco. Van Basten. Vandenburg. Ecco Vandenburg che va via sulla destra. Tocca in profondità cercando Van Basten. Van Basten e Baresi. Taglia la strada Baresi. Parte il tiro di Wischke. Palla pericolosamente in area. E c'è il gol annullato probabilmente per fallo di mano. Aveva messo dentro Van Basten, ma probabilmente aiutandosi con un braccio. Rivediamo il tutto, vediamo se riusciamo a decifrare. A Baggio. Baggio ha di fronte a Rutjes. Crippa. Baggio. Bella l'azione di Baggio, Mancini verso Baggio. Van Basten. Mancini, Crippa e Baggio e Mancini rischiano qualcosa questi palleggi eleganti in fase di Winter sul pallone braccato da Crippa, palla dentro per Van Basten, pallonetto di Van Basten, esce Tacconi, Baggio. Baggio resiste all'attacco di Winter, si defila Schillaci, eccolo servito. Eccolo servito, Marocchi per Baggio, Baggio. E incredibilmente stavolta l'arbitro comanda il calcio di Gullit. Parte il cross, Van Basten tacconi. Il gioco però è fermo, anzi no, l'arbitro dice che si può continuare. Ecco che l'ultimo di recupero. Well,